Salve a tutti, io sono Andolon Gamer e benvenuti all'episodio finale di Crash Bandicoot 3. Oggi grandi imprese ci attendono, completiamo il gioco al 108% e ci facciamo anche la nuova mappa che è anche la più difficile di Crash Bandicoot 3. Scopriamo poi un altro livello segreto e ci godiamo il finale segreto. Quanti traumi ragazzi, quanti traumi! Buona visione! Sarò onesto con voi, ho un po' di paura ad iniziare questo livello, ma quest'oggi lo dovremo assolutamente affrontare, ma non subito. Allora, siamo giunti finalmente all'ultimo episodio di Crash Bandicoot 3. Non penso che riuscirò a completarlo al 108%, ma di sicuro cercherò di fare quanto più possibile. L'altra volta ci ho messo 4 ore. Allora, dobbiamo ancora completare il livello 11, che non solo ci richiede di recuperare due gemmine, ma è proprio in questo livello che si nasconde l'accesso al secondo livello segreto di Crash Bandicoot 3. Il primo era Hot Coco, se vi ricordate, quel percorso molto difficile con la moto d'acqua di Coco che abbiamo provato negli scorsi episodi. Oggi provo a prendere la reliquia, ma sarà, mamma mia, difficile. Mentre invece da qui possiamo accedere ad Edgypus Rex, che sarà praticamente un bel viaggetto a bordo del nostro caro amico dinosauro. Prima però vediamo di prendere le due gemme. Se vado qui recupero effettivamente la seconda gemma. Tuttavia verrò riportato a questo livello solo in un tratto un po' più avanti. Pertanto, come prima cosa, recupero alcune delle casse in modo tale che dopo non dovrò tornare indietro, perché sarebbe davvero troppo difficile. Ok, dovrei essere arrivato al percorso della gemmina e voilà! Ottimo, abbiamo già recuperato un quarto delle casse. Ovviamente sarà molto più fetente del percorso che abbiamo affrontato negli scorsi episodi, ma ci permetterà di prendere tutte le casse restanti per poter prendere la gemma delle casse. Occhio che c'è sempre un tipo qua in agguato, il maledetto pervertito. Chiamo di non cadere male, piano crash, occhio a quel maledetto pesce. C'ho una paura incredibile di finire in mezzo alla lava. Me la rischio, perfetto. Devo fare attenzione a non morirci prima del prossimo checkpoint, altrimenti dovrò rifarmi tutta l'ultima parte, dovrò anche ritornare indietro, venire fuori un mezzo casino, perfetto. Oh, amico triceratopo, questo percorso sarà ovviamente extra bastardo, che vuol dire che ci morirò tantissime volte. Allora, facciamo una bella cosa, evitiamo di correre, che mi pare effettivamente una pirlata. L'opterodattilo che ho appena passato, dopo dovrò fare in modo che mi catturi in modo tale da essere trasportato al livello di Edgypus Rex. Porco cane. TNT, anzi nitro dovunque. Ok, dimmi che ci siamo. Ti prego, dimmi che ci siamo, gemmina mia. Oh, meno male, con questo possiamo far esplodere tutte le casse di nitro. E questa piattaforma ci riporterà effettivamente sul tratto principale. Quello che la gente non capisce è che fare commentari mentre sei iperconcentrato con un gioco tipo Crash Bandicoot è davvero ma poco tanto difficile. Soprattutto quando devi fare la gara per la reliquia. In quel caso davvero sei stra deconcentrato e fai di quelle boiate assurde. Ok, ecco la gemmina e addio triceratopo. Credevo che il percorso fosse più lungo. A un certo punto mi sono fermato come dire: aspetta, ma non c'era la gemmina a queste parti. Allora, con queste due gemmine arriviamo al 98%. In teoria, nel momento in cui arriveremo a 100, il gioco mi costringerà effettivamente ad affrontare nuovamente Cortex. Allora, facciamoci anche Edgypus Rex a sto punto. Salve signor triceratopo, che piacere rivederla. Purtroppo la nostra corsa odierna sarà davvero molto breve. Aspetta che non ci muoio come un povero pirla. Io spero di ricordarmi correttamente che fosse effettivamente questo. Prendimi, prendimi, ti prego. Ok, sembra tutto corretto. Sì, caricamento Edgypus o Edgypus Rex. Allora, tanto che ci siamo, potremmo anche vedere di fare la gara a tempo. Allora, aspetta che salgo a bordo del piccolo docile dinosauro. Ok, corri, 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 perché se non ricordo male, dovevamo solo fare praticamente del parkour e non c'erano delle scatole, non vorrei dire una boiata. Mi dà una gemma per arrivare alla fine e una reliquia se riesco a completare il livello in tempo. Aspetta, mi accontento ancora una volta dell'oro che fino adesso ci ha servito fedelmente. Aspetta che non vedo una ciolla di niente. Non dovete praticamente farvi mai colpire, parca di quelli per porca, altrimenti arrivare alla fine sarà praticamente impossibile. Ok, evitiamo di morirci come prima. Aspetta, mi sono preso un colpo assurdo. Perfetto, ci provo. No! Porco cane. Se arrivavo almeno al nido, in teoria mi avrebbe dovuto respawnare un altro uovo con un altro dinosauro, in teoria. Ok, questa volta mi sono rotto le scatole. Vado avanti a mano. Levatevi, pezzentoni. Ok, ciccio, aspetta, secondo, vai.
Fotte sega, non mi fermerete. Oh, mi fermeranno. Oh, mi fermeranno, perfetto. Fatto fuori. Buongiorno, docili creature. Aspetta, porca di quelli per... Ah, dai, è praticamente arrivato. Ma vaffanclevva. Ok, stavolta mi sta andando decisamente molto meglio. Se non faccio boiate proprio sul tratto finale, dovrebbe essere praticamente fatta. Ok, mi date una bella reliquietta d'oro. Di platino addirittura. Ok, l'ho dovuto rifare solo una quindicina di volte. Peraltro mi ero anche dimenticato che possiamo anche parlare con Coco. E ti domanda: vuoi che Coco si unisca alla tua avventura? Così che possiamo cambiare personaggio direttamente all'occorrenza senza nessun problema. Premi il pulsante e puoi giocare con Coco. Non cambia assolutamente nulla, hanno entrambi le stesse abilità. Allora, dicevo, invece che andare ad affrontare Cortex, mi faccio completamente del male e scopriamo assieme il 31esimo livello, nonché quello più difficile, di Crash Bandicoot 3 Future Tense. Vabbè, qua la reliquia neanche ci provo. Allora, da quello che ho capito, un livello lunghissimo, e noto già un piccolo particolare, si può tornare indietro, guarda. Guarda che ci avevano già messo delle casse segrete. Allora, una volta tanto posso anche evitare di correre come un pirla, visto che dobbiamo semplicemente arrivare alla fine. Da quello che ho capito, inoltre, questo livello ha un sacco di zone segrete. Oh, aspetta un secondo, da quando i laser si muovono? Questa è nuova! Oh, porca di quelli per porca. Oh, oh, aspetta un secondo, vediamo di far esplodere il tutto. Ok, saltami lì davanti. Oh, vi giuro, credevo che sarei morto. No, vabbè, qua la reliquia è assolutamente impossibile. Buongiorno signore, buon salve, mi mostri il bel culetto e addio. Ok, prima parte completata. E ora ci divertiamo invece con la zona bidimensionale. Questi non c'erano una volta. Aspetta un secondo, che non mi piglio la TNT in pieno. E ovviamente anche i laser della serie meglio abbondare. Sì, hanno cambiato tante cose. Questi non giravano di 90 gradi, ad esempio. Aspetta un secondo, fammi fuori tutti i maledettissimi robot. Vediamo di giocarcela con molta cautela. Questi non si muovevano. Wow! C'è il robot riflesso, quindi adesso devo capire quando passare. Passa ora. Oh, no, e poi no. Ma stiamo scherzando? Quante cose siete andati a rivoluzionare, porca di quella. Iperporca, Crash, mi prendi il coso? Bravo, ciccio. Aspetta un secondo, anche qua giochiamola su sicuro. Vai. E ciaone. Beh, qua come faccio ad andare sopra? Potrebbe essere un bel problemone. Allora, ho voluto ricominciare il livello perché ovviamente ho lasciato qualcosa indietro. E cosa mi sono accorto? Guardate un po'. Si può salire sopra queste piattaformine ed effettivamente, eccoli, la scatola di metallo che di solito ci consente di far comparire le scatole invisibili. Devo tenere gli occhi aperti letteralmente in ogni anfratto di questo livello. E non è finita qui. Ho visto questa strana scatola di metallo e mi sono domandato perché hanno messo una scatola di metallo. Allora, fatemi prendere innanzitutto il checkpoint, che casomai respawno lì. E guarda un po', la telecamera si alza delicatamente e c'è un'altra zona segreta. Oh no, oh no, aspetta, qui passa sotto. Beh, c'è una TNT sopra, c'è una cavolo di TNT sopra. Vediamo se riesco ad attivarla senza morirci. Allora, siccome sono morto un paio di volte, mi hanno dato acqua che mi tornerà decisamente molto utile. Allora, vediamo di andare più avanti. Oh, porco cane, c'è un'altra anche lì. Aspetta. Ok, crash. Non sta a farmi venire ste cavolo di ansie. E rispara la maledettissima TNT. Ok, e lei da dove mi arriva, buon uomo? Oh no, così con le aculei. Aspetta un secondo, fammi sopra. Perfetto, i laser. Ovviamente anche i laser. Aspetta che intanto recupero la scatola. Ah, pe. Era molto più complicata del previsto. Crash, no! Oh no, devo arrivare qua senza mai morire per accedere al percorso quello segreto. Ma mi prendete in giro, devo riavviare e ritornare qua senza mai morire. E 826 tentativi dopo il DeLonGamer ce la faceva. Non vi dico un quarto d'ora solo per riuscire ad arrivare qua senza mai morire. Quindi abbiamo un'altra zona facoltativa, ma mi prende in giro. E vabbè, con quanti laser non me lo dici? Porco cane. E guarda gente, per un secondo che c'era anche una vita extra che prendo molto volentieri. Voi pezzentoni levatevi. Quella maschera di acquacola prendo io e vado di là col cittaggio estremo. Aspetta. Un po' prestino. Aspetta un attimo. No. Speravo di potergli sparare col bazucone. Allora, mi sono messo in un angolino tattico e adesso gli posso sparare in tutta sicurezza. Perfetto. Aspetta che ci sono anche delle casse lì sotto. Basta solo evitare i laser e stare attenti che ogni tanto si attivano due volte. Ah no, sono quelli qua davanti che si attivano due volte. Ok. No, scusa, cos'è che vuoi tu dalla mia vita? Perdonami. Allora, ci sono delle TNT al centro. Oh no, molto male. Sì, vabbè, ma... No. Crash.
Ok, 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 arrivami alla fine. Arrivami alla fine. Oh, Peppe, Peppe, c'è pure un tizio che mi spara dalla distanza. E certo, io no, 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 aspetta, aspetta, mi sto facendo prendere dal panico, signore. Lei ci muoia male. Ah, i missili. Quindi fatemi capire bene, io devo arrivare dall'altra parte schivando i missili. Ma io non posso, tipo, citarmela così. No, non è stata una buona idea. Non è stata una buona idea. Perfetto, peggiore delle ipotesi, ho una delle maschere di Aku Aku a darmi una mano. Me la sono giocata tantissimo. Ok, aspetta un secondo, vammi un po' più avanti e fotte sega. La scatola la recupero così e tanti saluti. Ok, se non ci muoio proprio adesso come un povero pirla. Ah, guardate chi c'è, c'è il falso Crash. Ehi, falso Crash, porca di quelli per porca. Non sapevo fossi anche nel livello extra. Sentite, riportatemi indietro, che sono in questo livello già da 40 minuti, porco cane. Perfetto, eccoci ritornati sul percorso principale. E ovviamente c'è un altro trasportatore con dei cavolo di aculei. Sì, aspetta. E anche una fetta di chiurlo. Tanto che ci siamo, buongiorno signore. Hanno messo gli aculei anche sopra. Non ci facciamo mancare nulla. Aspetta un secondo. Porco cane, sono andato a prendere quel cavolo di aculeo. Buongiorno signore, si chiuda. Molto gentile da parte sua. Aspetta che ne arrivi. Ah, ne arrivano altri. Ne arrivano altri. Sì, sì, sì. No, queste ansie non me le potete far venire. Presumo che anche il bonus, molto probabilmente, sarà fetente. Oh, aspetta, cos'è che vuoi dalla mia vita? Oh, credo di aver capito. Questo fa esplodere questo che fa poi chiudere tutto il resto. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Mi sa che rimango chiuso qua dentro. Porco cane, mi hanno chiuso dentro. Mi hanno chiuso dentro. Oh, ma dai, no. Gioco maledetto. Ok, devo rifare la parte del bonus. Allora, sulla prima devo evitare che sia una TNT quando gira. Stessa cosa anche qua. Ora devo correre velocemente dall'altra parte. Facciamo fuori tutte le scatole. Piglia anche questo, corrimi di là. E olè, aspetta. E ora devo trovare anche un modo per andarla sopra. Più facile dirsi che farsi. Oh, il gioco vuole che io faccia la scivolata e poi sa il T sopra senza farmi esplodere. No, no, vita, no, no. Ok, vabbè, l'importante è aver recuperato praticamente tutte le scatole. No, 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 no. Sto livello è troppo fetente anche per il povero cuore del DeLong Gamer. Allora, qui facciamoci tattici. Devo far esplodere. Sono ancora vivo, non so come. Miracolo in terra. Vabbè, l'importante è che abbia funzionato. Torniamo sul tratto principale. Ho carnalmente bisogno di un checkpoint quanto prima. Dovrei aver distrutto, penso, tutte le scatole. Oh, buongiorno checkpoint. Aspetta un secondo che c'è un signore cattivo. Credo che ci sia qualcosa qua sotto. Me la rischio. C'era qualcosa qua sotto, vedi? Aspetta, guardate bene il riflesso. C'è una TNT in mezzo alle altre casse. Dai, vabbè, ma l'hanno fatto uber bastardo sto cavolo di livello. Non è possibile. Ok, abbiamo qualche cassa nitro. Ovviamente ladri che si muovono ad altissima velocità. Aspetta che piglio già tutte le casse subito adesso now. Ok, proviamo ora a schivare sti cavolo di laser. Aspetta, aspetta un secondo. Aspetta un secondo che non posso andare dall'altra parte. Ora posso andare dall'altra parte. Oh, questo non so cosa mi servisse. Ora devo... Eh sì, ora torno anche indietro. Ce la posso fare. Vai, 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 vai. Ah, un secondo era corto. Ah, ok, mi serviva per la scatola di metallo. Altrimenti non sapevo come tornare indietro. Vedo che mancano ancora 4 scatole. Gioco. Spero che stiamo scherzando. Porca di quelli per porca. Ok, dovrei aver eliminato tutti i pericoli. Ora devo calcolare quando saltare di qua. Saltare di qui. Dammi la gemma. Dammi la mia maledettissima gemma, gioco. Ok, perfetto, bravo Crash che ti sei abbassato. Non è ancora finito. Oh, c'era un signore lì, mi sono spaventatissimo. Maledetto. Scusate, io dovrei passare dall'altra parte, come? Ma mi straprendi in giro, è praticamente impossibile. Allora, facciamo una bella cosa, rincorsa, salto doppio. Ed è stata una... Oh, come l'ho salvata? Come l'ho salvata? Non ci credo, ma proprio mai nella vita. Non è ancora finita, c'è ancora qualcosa. Come fa ad esserci ancora qualcosa al gioco? Direi di aver fatto abbastanza. Porco cane. Aspetta, c'era una scatola sotto. Non è finita, ma poco per niente. Prendi la scatola, prendi la scatola, prendi la scatola. Ok, vita in più extra che ci tornerà decisamente molto utile. Non ti girare proprio adesso. Stavo per volare di sotto al gioco. Perché mi dici che manca una scatola, porco cane? Se manca davvero una scatola, io vi giuro, disinstallo sto maledetti. Manca davvero una scatola. Allora io adesso torno indietro e vedo di rifare tutto. E rieccomi qua un sacco di minuti dopo con l'ultima scatola e la maledettissima gemma.
Porco cane, perché ho iniziato Crash Bandicoot 3? Non vedo l'ora di iniziare il 2, che sarà decisamente molto peggio. Ok, ridendo e porconando, abbiamo raggiunto il 102%, ma basterà il DeLong Gamer? No. Posso essere ancora più masochista? E almeno una reliquia me la posso anche fa... buongiorno, gioco. No, dai, mi costringe ad andare a fare la battaglia finale contro Cortex. Come vi dicevo, nessuno dei portali si attiva se non lo scontro con il nostro caro acerrimo nemico. Beh, ovviamente ve lo salto perché lo avete già visto, non cambia assolutamente nulla. Sì, è vero. Il Bandicoot mi ha portato tutti i cristalli e tutte le gemme. Il mio potere non ha più limiti. Il mondo che conosciamo sta per finire. Ah, a parte la scena iniziale, ma vabbè, il resto del combattimento, come vi dicevo, è completamente uguale. Perfetto, diamo giusto un paio di botte a Cortex e addio! Oh, siamo riusciti a sconfiggerlo. Non al primo colpo, ho fatto la mia gran dose di boiate. No, impossibile, intrappolato nel tempo di nuovo. Arrivederci ragazzi, ci vediamo, ciao ciao. Oh, non avete idea di quanto ho sofferto io? Porca di quelli per porca. Il vortice temporale è distrutto, ma fortunatamente ne siamo usciti tutti interi. Parlate per voi, io avrò traumi per il resto della mia vita. Dammi la maschera e con essa conquisterò il mondo. Forza! Mi piace come la N sulla testa di Cortex sia in minuscolo o in maiuscolo. Non so cosa sia successo ai nostri nemici, ma una cosa è certa, per un po' non ci daranno più fastidio. Circa una ventina d'anni, ma vabbè dettagli. Devo dire che il piano di Crash ha funzionato anche troppo bene. Ok, eccoci ritornati e il gioco mi ha sbloccato effettivamente tutti i livelli. Vediamo un po', sempre al 102%, quindi sconfiggere Cortex non mi dà un punto percentuale in più. Maledetti! Allora, dicevo, ci possiamo fare velocemente una reliquia, cioè velocemente per voi, con traumi supremi per me. Allora, come vi dicevo lo scorso episodio, provo magari a farla in maniera legittima seguendo le regole. Se dopo 10 minuti sono ancora bloccato su questo livello, faccio andare avanti gli UFO e io poi parto dopo e vedrete che in quel caso ce la dovremmo fare. Aspetta che c'era l'UFO che sterzava e gli possiamo passare a sinistra. Alcuni trucchi me li ricordo, ma qua già se piglio l'oro è un miracolo, santo cielo. Ok, fin qua tutto bene. Per mia fortuna non c'erano troppe scatole lungo il percorso, pertanto arrivare alla fine dovrebbe essere relativamente semplice. Auto della Pula, buongiorno. In pennone, ce la faccio, devo mantenerlo il più a lungo possibile. Ce l'avevo così fatta, ma tanto comunque me l'avrebbe interrotto qua. Dai, stiamo procedendo bene. Ok, vai. Presa anche questa, non vedo una ciolla di niente. No, davvero, chi ha inventato i controlli per questa parte con la moto? Dovrebbero dargli le denunce supreme. No, è certo. E gli UFO che mi buttano fuori strada? No, sono anche primo, non rompetemi i maronzoli. Ok, sul tratto finale ho rallentato perché mi ricordavo che l'altra volta ero finito tantissimo fuori strada. Però in teoria dovremmo essere praticamente arrivati. Non credo manchi molto. Sì, eccoci, eccoci, perfetto. Ok, prendiamo le ultime scatole. Ed in teoria l'oro non me lo tocca nessuno. Ok, al primo colpo. Al primo colpo e senza neanche troppi traumi. Scusate, volevo dire il platino non me lo toglie nessuno. Ciao, e ti telefono a casa. No, ma non mi far mettere le scritte. Ma dai, ma vergognati. Adesso mi chiamo Ab. Incredibile. Cioè, voi non avete idea 20 anni fa di quanto tempo io ci abbia messo anche solo ad arrivare sul finale di quel livello. E adesso il primo colpo, track, platino. Tranquilli che comunque la mia gioia durerà davvero poco, perché Crash Bandicoot 2 è decisamente molto, ma molto più difficile del terzo. Allora, se la memoria non mi inganna, mi manca effettivamente un'unica gemma, ovvero quella del livello segreto Hot Coco. Oh no, quello sarà da porco strasupremo. Dovremmo praticamente distruggere 70 casse in quello che è effettivamente uno dei livelli più bastardi di tutto Crash Bandicoot 3. Potete vedere che la maggior parte delle casse sono disposte ovviamente vicino alle bombe e vabbè, che sono praticamente impossibili da schivare. Ma la cosa più bastarda di questo livello sono effettivamente le reliquie. Però c'è un trucco per prendere la reliquia in maniera abbastanza facile, dato che dobbiamo distruggere questo muro di nitro. Fatemi vedere se riesco a farlo. In teoria basta che io mi uccido 4-5 volte all'interno dello stesso livello e lui dovrebbe darmi una maschera di Aquaku prima o poi. E invece no, ho sprecato una decina di vite perché con la maschera avrei potuto distruggere le nitro e prendermi direttamente la reliquia di platino.
Allora, mi diverto per conto mio a questo punto a prendere le varie casse. È inutile, perché devo avere la massima concentrazione, ragazzi. No, davvero, chi ha inventato questi livelli credo che sia il diavolo in persona. Perché non è possibile andare a creare dei livelli così malvagi, bastardi e sadici. È una cosa assurda. Guarda! No, aspetta, quella scatola si distrugge non appena facciamo fuori le nitro. Far fuori le nitro, in verità, non è poi così difficile. Devo solo fare attenzione a non pigliarmi io le varie casse di nitro intanto che arrivo in una zona specifica, ovvero quella laggiù dove c'è la cassa verde, per distruggere le casse nitro. Aspetta, ce la faccio. Vai. Ok, presa. Perfetto. Tatticamente ho lasciato una cassa checkpoint per il tratto finale. Me ne mancano solo 4, in teoria. Queste dovrebbero, ok, essere le ultime o no? Oh, me ne manca una. Oh, me ne manca proprio una. Dov'è? Bastarda, dove sei? Ok, ce l'ho fatta. Gemmina, vieni da mammina. Perfetto. In teoria dovrebbe darmi 2 gemmine, visto che abbiamo completato il livello. E invece il gioco dice no, te ne do semplicemente una, solo quella delle casse. Gioco, sei un bastardo nel profondo. Allora, come potete vedere dallo schermo in alto a destra, io ho raccolto praticamente quasi tutte le gemme e mi manca quest'ultima reliquia. Quindi vediamo di sprintare, perché ho lavorato 1 ora e mezza, forse anche 2, per conto mio, in modo tale da finire i vari livelli. Non vi dico neanche quante volte sono morto. Era inutile farvelo vedere in video, perché sennò sarebbe venuta fuori una roba assurdamente lunga. E ammetto, per fortuna, che non ho fatto commentari, così mi sono potuto concentrare. Ok, credo che abbiamo fatto praticamente tutto. Buongiorno gioco, mi dovevi dare una gemmina extra per aver completato il gioco al 108%. Incredibile. Oh mio Dio, ci sono voluto 800 milioni di ore. Ah, grazie dei fuochi d'artificio, ne avevo davvero bisogno. Mamma mia, ragazzi, è stata un'impresa davvero titanica. 108%, 6 platino, non mi lamento, e 25 oro. Andata molto meglio del previsto, considerando che ho fatto quasi tutto, se possibile, al primo colpo. Gente, io ringrazio tutti quelli che hanno seguito Crash Bandicoot 3 fino a questo punto. Grazie per la pazienza. Spero che vi siate comunque divertiti. Nel prossimo episodio si inizia Crash Bandicoot 2, che per la mia gioia, come ho detto, sarà molto ma molto più difficile. Quindi lasciate un bel mi piace se anche a voi vi siete divertiti. E io ora vado da uno psicologo, perché c'ho i peggio traumi. Ciao ciao!